questa è il disco e la pinza della Golf. La prima cosa da fare è sganciare il connettore del sensore di usura delle pastiglie. Per togliere il connettore basta schiacciare questa levetta qui, si tiene premuta la levetta e si tira e il connettore verrà via. Chiaramente sarà molto sporco, quindi andrà pulito, perché durante l'utilizzo si sporca parecchio, come possiamo vedere. Allora, da questa parte chiave di 17 sul controdado e da questa parte una bussola di 13. Stessa cosa anche sotto, 17. Con torce al centro, con le pastiglie vengono dati dei bulloni nuovi, quindi quello che andiamo a smontare lo sostituiamo con quello nuovo. Ok, e la pinza la appoggiamo qui sopra, in modo che non cada. Ora andiamo a estrarre le pastiglie e le togliamo sotto, così, con calma, senza ammaccare il disco, così. Ok. E questa è la pastiglia con il sensore. Il sensore non è nient'altro che un filo che con l'usura si va a spelare, dà una massa a questo cablaggio e fa accendere la spia. È una pastiglia che poteva fare un qualche altro chilometro, ma preferisco sostituirla. Stessa cosa con questa, e così facciamo leva, non oppone resistenza, perché se opponesse resistenza chiaramente sarebbero completamente inchiodate. Ok, e questa è la seconda pastiglia e l'usura è più o meno simmetrica. Ok, vaschetta dell'olio, apriamo la vaschetta. Adesso dobbiamo far rientrare la pinza, quindi l'olio chiaramente tende a tracimare, quindi verrà su. Quindi adesso andiamo ad aspirare un po' con una pompetta come questa, la schiacciamo e semplicemente andiamo ad aspirare un po' d'olio. Vedete che scende? Ok, ora serve un sistema come questo per far rientrare la pinza dei freni, questa qui per intenderci. Come si sistema? Questa la mettiamo qui, così. Poi questo disco qua lo infiliamo qua, così. Questo lo incastriamo e poi dopo facciamo così. Ok, mettiamo in pressione e giriamo, così, per far rientrare il cilindro. L'olio nella vaschetta è tornato su, andiamo ad aspirare un altro po' di olio, così. Ok, finiamo di far rientrare il cilindro della pinza, così, fino in fondo alla sua corsa, non insistete quando è arrivato in fondo. Ok, bene. E voilà, e così il cilindro è entrato completamente nella sua sede, è rientrato tutto. Mettiamo un cartone sotto, come questo, per proteggere e non sporcare troppo sotto, perché adesso la pinza dove scorrono le pastiglie, cioè qui e qui sopra, va pulito e quindi ci sarà un po' di sporcizia, come questa ad esempio, che verrà via. Per pulire bene a modo usate un giravite a taglio per rimuovere la sporcizia, l'incrostazione più grosse, senza rovinare il disco, non dobbiamo toccare il disco. Poi con una spazzola come questa andiamo a togliere la rimanenza della sporcizia, perché qui le pastiglie devono scorrere bene. Ok, c'è da fare attenzione che i gommini siano buoni e che scorrano bene, così. Questi gommini qua devono essere in perfetto stato. Chiaramente anche tutte queste cuffie qua, anche la cuffia della pinza deve essere in buono stato e non deve essere rotta. E do una spruzzata così. Chiaramente mi sono munito di occhiali. Ora con uno straccio andiamo ad asciugare bene a modo disco e sedi. Uno straccio di cotone viene molto molto bene. Andiamo a asciugare anche dietro, chiaramente, a pulire bene a modo. Ok, pastiglie, quella con, abbiamo detto, il sensore va all'interno e questa va all'esterno. Però prima di mettere le pastiglie dobbiamo mettere il grasso nella sede, in questa sede qua, dove siamo andati a pulire e a togliere le incrostazioni.
Questo è un buon risultato, vedete come è diventato bello lucido. Sopra la stessa cosa, qui mettiamo un po' di grasso ad alta temperatura che non vada sul disco, e io preferisco metterne anche un goccino sulla pastiglia appena appena, così sono sicuro che la pastiglia andrà a scorrere bene in tutti e quattro i punti di scorrimento. E poi andiamo a inserire la pastiglia. La pastiglia che si inserisce, prima mettiamo la parte a molla, spingiamo e poi la mettiamo dentro la sua sede, così. Stessa cosa per l'altra pastiglia col sensore, giro di grasso, grasso anche dove scorre la pastiglia. Ok, stessa modalità, prima appoggiamo la parte a molla e poi spingiamo verso l'interno finché la pastiglia non è entrata. Ok, come dicevo prima, vi consiglio esternamente di dargli una pulita. Praticamente è tornato quasi nuovo. Ora prendiamo il nostro connettore del sensore, il connettore ha un verso e deve fare questo clac qua, se no non è agganciato. E ora poi possiamo prendere la nostra pinza, la riposizioniamo stando attenti al tubo, così, esattamente così. Ora prendiamo i due bulloni nuovi con già il fermafiletto, il primo mettiamo quello sopra. Ok, questo non deve girare, se si mette a girare fermatevi subito. Poi mettiamo anche quello sotto. Ok, ora chiave dinamometrica e andiamo a serrare a 35 newton, bussola di 13 e chiave di 17. Facciamo prima quella sopra. Ora facciamo quella sotto. Allora, in questo caso chiave dinamometrica a 110. Prima strintarella con gomma alzata. Ok, poi per non sforzare il cambio, adesso andiamo a appoggiare la gomma. Ok, in modo che la gomma non si sposti più, andiamo a fare il serraggio. Successivamente premere più volte il pedale del freno, in questo modo i cilindri delle pinze si adatteranno alle nuove pastiglie. Infine dobbiamo fare il livello dell'olio nella vaschetta dei freni e portare il livello, come indicato su ogni vaschetta, al livello massimo. Richiudiamo la vaschetta dell'olio dei freni col suo tappo. Ora accendiamo il motore della nostra Volkswagen. Ora con motore acceso premiamo più volte il pedale del freno, spegniamo il motore e andiamo a riaprire la nostra vaschetta dell'olio dei freni e per vedere se il livello si è mantenuto nel segno del livello massimo come indicato sulla nostra vaschetta. A questo punto possiamo chiudere la nostra vaschetta e il livello è fatto. Vi consiglio successivamente di fare un breve giro per capire se tutto funziona correttamente. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime uscite iscriviti al canale. Alla prossima, ciao!